Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Tra le righe con la regia di Vilma Mavuli. Oggi abbiamo Silvia Piga che ci presenta Tutti pronti per la maturità. Silvia Piga, ragazza tempiese del 1988, ha deciso e si è dedicata a scrivere un libro di consigli e saggi brevi e tesine per i ragazzi maturandi delle scuole superiori, delle scuole medie e per tutti coloro che vanno a scuola. Chi Sì. è Silvia Piga? Prima di parlare del libro, parliamo di Silvia. Allora, io mi occupo di formazione, insegno in scuole private e in corsi regionali al momento. E ho in tutti questi anni avuto occasione, dal momento dopo essermi laureata in lettere classiche, ho iniziato appunto a lavorare e ho avuto modo di toccare con mano il mondo della scuola da un altro punto di vista rispetto a quello che avevo prima quando io stessa ero studente. Ho cercato però di tenere bene a mente quelle che erano state le mie difficoltà e gli scogli che ho dovuto io superare. E lavorando a stretto contatto con gli studenti è nato un po' sia il libro sia il mio mondo, perché poi ho continuato io stessa a formarmi, infatti tuttora sto seguendo un percorso universitario in aggiunta alla mia precedente carriera già conclusasi, e quindi diciamo che formo e mi formo, faccio un pochino tutte e due. Certo, è fondamentale, Sì, no, non si può insegnare senza senza informarsi, imparare in senza crescere, continuazione. esatto, non si finisce mai di imparare, diceva qualcuno. Dopo tanto formare, tanto conoscere, tanto imparare, siamo venuti a una stampa. Hai deciso di mettere su carta la tua esperienza, la tua conoscenza, la tua formazione, per dare qualcosa di più ai, tra virgolette, tuoi ragazzi, tuoi giovani. Come nasce l'idea di stampare, di pubblicare? Allora, il libro è nato in maniera un po' particolare, perché è iniziato, la storia del libro inizia già per iscritto, perché io mi occupavo di una rubrica online di articoli giornalistici per una testata, Rubrica News, dove avevo una mia rubrica riguardante la scuola, riguardante la formazione e soprattutto riguardante la maturità, dove io pubblicavo degli articoli inerenti come scrivere un saggio breve, come fare un riassunto, vista la mia esperienza e la mia formazione. Una volta che l'esame di maturità era cronologicamente finito a livello proprio di tempistica, ho guardato quello che avevo fatto, la raccolta di articoli che avevo creato e mi sembrava che mancasse qualcosa. Da lì nasce l'idea di ampliare questo piccolo progetto di consigli per farlo diventare permanente, non solo mirato a quel determinato anno di maturità, ma un qualcosa di più generico e più universale che abbracciasse un po' il mondo degli studenti in toto. E così è nato il libro. Ho continuato a curare tutti gli aspetti che secondo me mancavano perché il libro fosse completo, e poi una casa editrice ha deciso di appoggiare la mia idea, ha creduto in me e l'ha trovata una buona idea, un'idea valida sulla quale investire. Bello, quindi il libro, ne parlavamo poco fa, è un libro di idee, un libro di consigli su tutto ciò che è il percorso scolastico. Non è un bignami, non sono riassunti, non è un aiuto allo studente di una piccola parte di filosofia, non stai restringendo il campo, anzi lo vuoi addirittura allargare. Sì, esatto, perché io ho alle spalle un liceo classico, ho fatto qua a Tempio, ho fatto l'università, sono laureata in lettere classiche e tuttora al momento sto di nuovo studiando all'università. Sono un po' contraria ai riassunti e alle corse dell'ultimo minuto per una mia inclinazione personale, perché ho sete di conoscenze e quindi più le cose da apprendere sono tante, lunghe e approfondite, più mi piacciono. Il mio libro però non vuole sostituirsi ai manuali scolastici, assolutamente no, vuole essere una ciliegina sulla torta, ossia un qualcosa che arriva ad aiutare lo studente che già ha una base di studio, che già ha frequentato le scuole superiori e ha portato avanti e ha alle spalle un quinquennio oppure un triennio, se parliamo delle medie, con determinate conoscenze o che comunque deve correre di pari studiare dei libri. Il mio libro vuole aiutare lo studente in maniera un po' più personale, sia con dei dati tecnici che riguardano proprio la stesura delle tipologie testuali,
perché a livello di programma ministeriale si dà spazio molto alle tipologie testuali nei primi anni delle superiori e invece poi occorre metterle in pratica alla maturità. Quindi a volte i ragazzi hanno dimenticato anche l'apprendimento tecnico di quell'aspetto lì. Quindi io questa parte tecnica ho deciso di riprenderla e riproporla con degli esempi, perché secondo me lo studente è con gli esempi che apprende, soprattutto, o almeno che tiene più a mente, esempi pratici. E poi inoltre il mio contributo personale si rivolge direttamente allo studente proprio nella concretizzazione dello studio, cioè come si studia, come mi organizzo, come gestisco il tempo, ma vivere i 15 giorni prima della maturità equivale a non vivere, non uscire, non posso prendere un caffè con un amico perché ho la maturità, oppure come gestire l'ansia, perché comunque anche il carattere fa parte, secondo me, della preparazione a una prova. E io do molto peso anche al passaggio emotivo che affronta lo studente con la maturità, perché è un rito di passaggio la maturità, poi ci si prepara ad entrare in un mondo dove non hai i compiti per il giorno dopo. Quindi imparare già ad organizzarti prima una mole di lavoro o una mole di studio può essere un insegnamento anche per gli anni successivi. Quindi non solo didattica, ma anche psicologia. Un pelino. più di un pelino, da come lo descrivi. Gli studenti, quindi, li aiuti sia da un punto di vista didattico, da un punto di vista psicologico e da come ti ho letto anche forse da un punto di vista pedagogico. Tu non hai neanche 30 anni, quindi ti sei diplomato una decina di anni fa. Cosa hai trovato di diverso tra i ragazzi, tra te dei 18 anni e i 18 anni di oggi, o i 16 anni, insomma, ciò che sono i ragazzi oggi da un punto di vista dello studio, quello che facevi tu e coloro che andavano a scuola con te? Hai notato differenze? E se sì, le hai messe all'interno del libro? Sì. Io la grande differenza che ho notato tra la mia generazione, se così la possiamo chiamare, e i ragazzi di ora, io li trovo più spaesati. Io avevo più chiaro il messaggio, il voto può essere buono, può essere meno buono, ma non finisce qui. Se io prendo un 8 piuttosto che un 4, io non sono quel voto, perché poi il liceo non è tutto, l'istituto superiore non è tutto, io devo studiare per sapere. Chi più bravo, chi meno bravo, nelle classi all'interno delle quali io sono stata, a prescindere dalla media scolastica, si aveva tutti ben chiaro il concetto di si studia per conoscere, perché poi può servire università o lavoro. I ragazzi ora sono, per l'esperienza che ho io, almeno ciò che io ho constatato, sono molto attenti al voto, perché il voto è quello che conta. Il voto dà il voto, sembra quasi che questo voto dia il voto anche alla persona, infatti sono molto più insicuri di come eravamo noi. E oltre il voto, se il voto è 9, ma io sinceramente so di non aver studiato male, di aver avuto solo la fortuna della domanda giusta all'interrogazione, non importa, anche se magari mi piace quella materia, anche se magari sto per arrivare alla maturità e ho l'obiettivo di andare all'università. Quindi un aspetto sul quale io con i ragazzi con i quali ho avuto occasione o tuttora lavoro batto molto sul non importa adesso, importa che tu questo lo capisca, che tu questo lo sappia applicare. Ecco perché secondo me è molto importante insegnare attraverso anche gli esempi. Dicevamo ugualmente poco fa, tu al contrario di l'insegnante pubblico non vedi le stesse classi tutti i giorni, non ti relazioni con quei ragazzi, ma ti relazioni con diversi ragazzi che hanno diverse esperienze scolastiche, che possono arrivare da istituti tecnici piuttosto che da licei, piuttosto che da altre scuole. Quindi hai una visione più ampia di ciò che è il mondo della scuola. Secondo te il mondo della scuola è variegato, è sempre più variegato o si sta uniformando? Io trovo... Perché scusa, si fanno sempre più corsi, sì. Esistono sempre più licei, sempre più istituti tecnici,
E questo sta servendo, secondo te, a uniformare? Sta servendo a distanziare, a fare altre cose, a crescere didattiche diverse? Oppure non, questo non è Allora, così? è vero, ci sono sempre più indirizzi e questo è potenzialmente bellissimo, potenzialmente, perché i ragazzi che frequento io a livello lavorativo hanno tutti le stesse carenze, le stesse insicurezze, le stesse incapacità, inteso nel senso di non sapere come fare, non come non posso farlo, perché nel momento in cui io do loro lo strumento o il manuale d'uso di una determinata cosa, raggiungono livelli che a me riempiono d'orgoglio personalmente, soprattutto quando poi vengo a sapere, magari diversi anni dopo, che hanno raggiunto degli obiettivi, perché tendo anche a creare dei rapporti umani con i ragazzi con i quali mi relaziono. E vederli passare dall'essere piccoli e insicuri, che non sanno neanche cosa sia l'esame di Stato o non sanno neanche cosa significhi essere uno studente delle superiori, proprio nella quotidianità delle 5 ore, come comportarsi a livello di studente, non intendo come ragazzo, ma come studente, a ricevere una chiamata e dirmi: professoressa, guardi che mi sono iscritto all'università, ho dato il primo esame, oppure ho trovato un lavoro, ho capito cosa voglio fare. A me riempie di orgoglio. Il problema, anche il libro è nato anche per questo, perché io ho potuto scrivere questo un unico libro che vale un po' per tutti, perché le carenze sono sempre le stesse, i ragazzi li trovo un po' persi, non hanno dei punti di riferimento. Io sapevo, io e tutti i miei compagni, a prescindere, ripeto, dalla media scolastica, non c'era una differenza di voti, c'era proprio una generale preparazione a quella che era la scuola. Si sapeva cos'era l'esame di Stato, si sapeva che dopo 5 anni si arrivava alla maturità e che cosa rappresentava la maturità, come era articolata. Quindi si lavorava piano piano tutti gli anni in vista di quel traguardo. Stessa cosa alle medie. Sempre con uno sguardo al qualcosa devo fare dopo. I ragazzi ora vivono alla giornata, tutti, e non hanno idea dell'importanza del metodo, ad esempio. Ed è una cosa che invece applicano tutti i giorni, dovrebbero applicare tutti i giorni. E in questo io trovo le stesse insicurezze, le stesse carenze nel relazionarsi allo studio, in uno studente in italiano, ad esempio, in uno studente che frequenta l'istituto tecnico, geometri, ragionieri, liceo classico, liceo scientifico, scienze umane, scuola media, senza, io li potrei mettere tutti in una classe insieme, senza differenza anche di età. Non è bellissimo quello che stai Lo dicendo, perché so, a me dispiace si sta molto. uniformando, mi stai parlando che non si riesce a distinguere in pochi minuti la formazione che ha qualcuno. No, io prima ricordo quando io ho frequentato il liceo classico, quando io ero in procinto di iscrivermi al liceo classico, avevo esperienza in famiglia di chi l'aveva già fatto prima di me, anni prima. E io sapevo che stavo andando in un liceo, sapevo il valore del liceo classico che mi avrebbe dato una formazione più umanistica per le mie inclinazioni, erano quelle, che avrei avuto la possibilità di andare all'università, che non avrei avuto magari una formazione settoriale, tecnica, ma sapevo a cosa stavo andando incontro, sapevo che, che avrei dovuto studiare molto, che si trattava più che altro di uno studio mnemonico e anche filosofico, letterario e magari meno tecnico, meno test, meno compiti scritti. I ragazzi di ora, io potrei fare una classe di italiano e tipologie testuali e inserire i ragazzini di terza media che devono fare il tema, il ginnasio, i ragazzi dello scientifico, metterli tutti in una classe al mio corso, senza presunzione, lo dico perché non è che è perché lo faccio io, ma in questo corso, di questo corso trarrebbero beneficio tutti più o meno allo stesso modo, con lievissime differenze da un punto di vista magari personale, perché c'è il grande lettore, divoratore di libri, che sa benissimo come si scrive un testo, però tutti avrebbero qualcosina da colmare. Quindi sarebbe bello se quello che dici tu portasse un livellamento in alto, ma non mi pare che sia così.
Non mi sembra dal tuo ragionamento che sia così. Potenzialmente non è... è bello poter indirizzare già da 14 anni un ragazzo a quelle che saranno le sue prospettive. Io mi iscrivo in quella scuola con quell'indirizzo scientifico, sportivo, so che è una delle nuove opzioni, perché io sono un atleta e però voglio una preparazione, una formazione, perché voglio anche andare all'università. Bellissimo. E voglio fare questo e diplomarmi avendo avuto lo spazio da parte della scuola di continuare a dedicarmi allo sport, perché a volte la scuola, comunque l'impegno scolastico, va a diminuire la possibilità di fare il tempo da dedicare allo sport. Però allo stesso tempo studio sport, cioè faccio sport, quindi studio muscolatura, insomma tutti aspetti che si sposano bene con quell'indirizzo. Però veramente, se questo poi si concretizza, quando io arrivo alla maturità, e a prescindere dal fatto che io non faccia greco ma faccia educazione fisica, però ho più o meno la stessa preparazione, lì mi dico: ma queste differenze restano sulla carta, oppure si riesce a trasportarle solo in quegli studenti eccelsi che lo fanno proprio per vocazione? Certo. Però il bello, secondo me, dell'insegnamento non è andare a colpire quello bravo di natura, quello a cui piace la scuola, quello che preferisce leggersi un libro piuttosto che uscire e andare in discoteca il sabato sera. Il punto è far piacere e colpire e arrivare anche a quegli studenti che non hanno una particolare attenzione o passione per lo studio. La sfida è quella, certo, per un insegnante. Il compito di insegnanti come te è quello di far emergere i talenti che magari nella massa non riescono ad emergere per tantissimi motivi, che può essere proprio la massa, non riuscire a uscire dalla massa, oppure semplicemente timidezza, mentre nel rapporto vis-à-vis il talento, se c'è, viene fuori. Ma torniamo al libro, lasciamo perdere un pochino la scuola e torniamo al libro. Io sono andato a leggermi alcune cose, come ti dicevo, alcune cose sono dedicate agli studenti e io mi sono fatto un pochino fatica, mentre in altre ci ho visto lo scrittore. La mia domanda è: saggi, tesine, la tua scelta all'interno del libro è data dalla tua passione o dallo studio verso coloro con cui tu hai lavorato? Perché hai fatto una scelta nel mettere le cose, nel mettere gli argomenti. Come l'hai fatta questa scelta? Allora, la scelta degli esempi pratici che sono contenuti all'interno del libro è stata, io principalmente mi sono chiesta, e vedendo in base all'esperienza che ho avuto con i ragazzi che ho seguito, magari anche nel momento in cui dovevano scegliere l'argomento per la tesina, ho deciso di dare spazio a degli argomenti ai quali più o meno tutti potessero approcciarsi. Il bullismo, ad esempio, è un argomento che conosce sia lo studente particolarmente appassionato di filosofia che vorrebbe fare una tesina di impatto filosofico perché è iscritto in un liceo classico, sia lo studente che frequenta un istituto tecnico ma ne sente parlare, sa che cos'è il bullismo perché lo vive nella propria, certo, quotidianità. Quindi ho deciso di fare di comprendere sia degli esempi all'interno del libro, di inserire sia degli esempi che lasciassero la possibilità a quelli più bravi, o a meglio a quelli più letterari, di cambiare, no? il titolo dell'esempio da me proposto con una propria scelta personale. E allo stesso tempo però ho voluto fornire degli esempi di grandi vedute che potevano colpire e soprattutto essere capiti un po' da tutti i ragazzi di questa fascia di età, in modo che anche uno studente che non frequenta un liceo, che non ha una particolare base umanistica di preparazione, però possa cogliere, possa capire. Ho cercato di accontentare un po' tutti. La domanda nasce dal fatto che adesso ho trovato la pagina, mi è venuta questa domanda stamattina quando ho visto il saggio sulla guerra civile spagnola e mi sono chiesto: perché la guerra civile spagnola? Perché la studiano tutti. Ma studiano tutti tante cose. La guerra civile spagnola perché è... Non necessariamente la guerra civile spagnola, la domanda è sempre quella di prima, siccome
me la guerra civile spagnola è una delle storie del secolo scorso che più mi ha affascinato, mi ha colpito favorevolmente. Lì è entrato anche la mia volontà, la mia volontà anche di portare degli esempi che potessero incuriosire i ragazzi, qualcosa magari su cui non hanno la possibilità di concentrarsi, esatto. O che per la quale non hanno la passione, perché magari a scuola la vedono come un argomento così che passa un po' nascosto tra le righe e viene inserito in un'interrogazione di metà quadrimestre e basta, cosa c'è da dire, tale anno, tale cosa e basta, il messaggio è storia, che stress. In realtà negli esempi io ho fatto prima di tutto questa sorta di panoramica dicendo a me stessa, esatto, ok, questo. Non posso esagerare, non posso andare sul troppo tecnico, perché comunque questo è un libro che io voglio possa leggere anche un ragazzo di terza media o un ragazzo di un istituto tecnico. Però allo stesso tempo ho detto, niente di strano che un ragazzo di un istituto tecnico, e io ho avuto questa esperienza, conosco delle persone che lo hanno fatto, diplomato in un istituto tecnico industriale o geometri, conosce determinati argomenti in fase di maturità e poi si iscrive a lettere, oppure si iscrive in filosofia, perché scopre di essere appassionato. Quindi ho voluto anche mettere la pulce nell'orecchio, portando degli esempi che purtroppo durante il percorso scolastico i professori della scuola pubblica non hanno il tempo materiale di approfondire, perché i programmi ministeriali sono vastissimi, il tempo è ridotto e quindi perché no? Fatto questa è l'occasione. Mi ha colpito favorevolmente, cioè un periodo bellissimo che insegna tantissimo, perché... è che a volte nei libri di storia, esatto, ha un trafiletto. Il periodo che spiega ai giovani come si può essere tutti contro tutti, soprattutto tra ragazzi, senza sapere spesso il perché. Un'altra cosa, parli anche dell'articolo di giornale, di come funzionano, di come si leggono, di come si dovrebbero fare. Cos'è che affascina di più i ragazzi? Soprattutto i ragazzi, secondo te, leggono i giornali e preferiscono, qua parli di cronaca, cultura, reportage, inchiesta, com'è che li catturi parlando di questo argomento i ragazzi? Allora, la parte relativa alle tipologie testuali nel libro vuole rispondere all'esigenza della prima prova di maturità, che prevede una serie di titoli da poter svolgere sia in forma di saggio sia in forma di articolo di giornale. I ragazzi di norma, per la maggior parte, scelgono il saggio breve oppure la tipologia A, cioè l'analisi del testo letterario o poetico. Io ho voluto dare spazio anche alla redazione dell'articolo di giornale perché secondo me dovrebbero leggere di più, ma non c'è bisogno di il cartaceo, il problema loro è il cartaceo, i ragazzi di adesso hanno un grande problema col cartaceo, in realtà l'articolo di giornale è anche quello che sfogliano sul telefonino ogni giorno. Sapere come si scrive equivale anche a saperlo leggere, quindi appassionarsi a scrivere articoli di giornale può secondo me anche spingerli a leggerne di più, perché la vita di tutti i giorni, poi oltre l'orario scolastico scandito in 6 giorni la settimana del liceo, quindi ciò che i maturandi incontreranno dall'anno 21 sarà fatto di realtà, e la realtà a noi ogni giorno arriva dalla cronaca, dal telegiornale, dalle news, ed è prioritario secondo me dare importanza anche alla stesura, perché se io lo leggo e lo capisco e lo so scrivere, ho anche un pochino più di consapevolezza di ciò che mi circonda e di quello che mi succede, perché a volte i ragazzi io chiedo, ma perché non leggi il giornale? Non c'è bisogno, perché non ho tempo di andare a comprarlo. Non c'è bisogno, hai il telefono in mano, hai 250.000 applicazioni, un'applicazione di news, se no entra su internet e via, leggi cosa è successo stamattina, lo puoi fare mentre bevi il caffè prima di entrare a scuola o mentre fai colazione. Io gli articoli di giornale non li capisco, questo è quello che mi rispondono. E infatti quando mi dicono che i giovani non leggono,
non scrivo, non è vero. Io credo che non si sia, da libraio te lo dico, credo che non si sia mai letto e mai scritto come questi ultimi anni. Sì. Si passa le giornate a leggere e a scrivere come non ha mai fatto nessuno. Tu mi dirai che si legge male e si scrive peggio. E una come te, soprattutto una come te, o qualsiasi insegnante, come può, come, è più o meno la domanda che ti ho fatto adesso, ma vorrei che me la sviluppi un pochino più, come faresti tu se fossi una mamma o se avessi una classe? Hai 30 persone che passano le giornate al telefono, tutto il giorno a leggere qualcosa comunque, mettere gli occhi su delle frasi e a scrivere qualcosa per rispondere a quelle frasi, per commentare. Nessuno come questi anni ha scritto e letto. Come si può arrivare ad aiutare a fare qualcosa di più compiuto? È un po' quello che mi hai detto adesso, ma lo vorrei sull'argomento. Passando, proprio... secondo me, passando dalle passioni dei ragazzi. Io ho avuto esperienza di un ragazzo che assolutamente non leggeva, non voleva leggere, oltre il social network non andava, dipendenza assoluta dal social network, però oltre a quello gli articoli di giornale sono incomprensibili, i libri sono noiosi, neanche le istruzioni della PlayStation, perché anche quello ci vuole troppo. Poi io gli ho fatto una semplice domanda, gli ho detto: ma a te cosa piace fare? Cioè, tu nella tua vita personale cosa fai? Giochi a calcio? Vai in palestra? Di cosa ti occupi? Chi sei? E lui mi ha raccontato determinate sue passioni e è venuto fuori che aveva tantissime passioni, dal disegnare al fare sport, faceva sport costantemente. E io gli ho detto: ma tu sai che esistono dei libri che raccontano storie di persone che hanno le tue stesse passioni, di ragazzi che affrontano il dubbio amletico duo dello scegliere fra lo sport e la danza, o fra l'uscire con gli amici la domenica, il sabato notte, e fare tardi e però la mattina di domenica ho la gara di campionato. Esistono degli scrittori che hanno raccontato storie come la tua, potresti ritrovarti in quelle parole. E questo ragazzo mi ha detto: oh, no, non ci ho creduto. Io gli ho portato un tangibile esempio di una storia per ragazzi adatta alla sua età, un buon libro, scritto bene, un romanzo. E ha iniziato a leggere i romanzi perché ritrovava se stesso e ha iniziato a ritrovarsi allora più nei libri che raccontavano la sua storia, o che comunque avevano qualcosa, come tutti noi che entriamo in libreria e cerchiamo un libro che ci dia qualcosa, piuttosto che magari nel social network, perché una frase che mi è stata detta è stata: ho letto il primo capitolo nello stesso tempo che ci impiegavo a smissare le email di Facebook, le notifiche di Facebook. Quindi hanno la possibilità anche di paragonare la gestione del tempo. E da quel libro poi si scopre che la lettura forse non è poi così noiosa, anzi può essere entusiasmante e ci si appassiona a una saga. E poi però se hai dato la possibilità a un libro, dai la possibilità a un altro libro. Ma se il romanzo non è così noioso come io credevo, forse anche il giornale non lo è. Perché nel giornale cosa trovo? Nel giornale ci sono gli annunci di lavoro. Io ti insegno a scrivere un annuncio di lavoro, ma devi anche saperlo leggere. Sopra l'annuncio di lavoro c'è un articolo di cronaca con una foto, con un occhiello. Ho studiato cos'è l'occhiello, mi colpisce questa scrittina sotto che dà qualche informazione. Mi leggo il mio primo articolo di cronaca, entro a far parte del mondo. Però bisogna passare da chi è il ragazzo. È normale che se io ti do un mattone così di romanzo, ti do Victor Hugo, mi dici cosa? È normale, perché dico: ma è Victor Hugo, e quindi è morto. Io sono qui che devo andare a scuola, devo andare in palestra. Quindi io ho scoperto questo, cioè scoperto. È quello che faccio anch'io da libraio. Cioè, se una base non l'hai, la devi costruire. Sì, sì, sì. Prima di chiudere, il libro è uscito da qualche mese, da un po' di tempo. Che feedback hai avuto finora?
Positivo, devo dire positivo dagli studenti che lo hanno letto e che mi hanno scritto, mi hanno contattata per dirmi, c'è chi l'ha utilizzato per il ripasso dell'ultimo minuto a livello tecnico, chi invece lo ha acquistato anche se la maturità è ancora lontana e sta applicando i consigli che io do nella gestione del tempo, nel trovare il proprio metodo di studio. Io non voglio insegnare a nessuno un metodo prestabilito, io voglio aiutare gli studenti a trovare il proprio, io il mio, probabilmente il mio è diverso dal tuo e da quello di tutto il resto del mondo, non è né giusto né sbagliato, è mio, è giusto per me e poi lo modifico anch'io di volta in volta. Quindi i ragazzi mi hanno detto che hanno trovato anche il piacere di leggerlo piano piano, così di tanto in tanto, quasi come un manuale che aiuti a colmare determinate insicurezze, anche gestione dell'ansia, lo stress. E poi c'è chi lo ha utilizzato invece per la corsa al ripasso delle tipologie testuali dell'ultimo minuto. Però credo, ancora, diciamo che critiche dirette non ne ho ricevute, non so se perché non si fa e magari ci sono, giustamente. Si fa. Però no, critiche dirette no, anche la casa editrice mi ha detto che era una valida idea quando hanno deciso di credere in questo progetto. Io premetto che dopo essermi occupata della rubrica online dalla quale poi è nato il libro, ho costruito questo libro senza nessuna aspettativa, perché io per me avevo già comunicato online con quei brevi articoli ciò che mi premeva dire in quel momento. Ho costruito il libro con la speranza, come tutti gli scrittori, come tutti coloro che si siedono e prendono una penna in mano, si mettono davanti alla tastiera di un computer, però non avevo grandi aspettative. Il fatto che qualcuno del campo abbia creduto in quest'idea, abbia detto sì, è una buona idea, può servire, manca, questo mi ha riempito di orgoglio, di felicità. Spero di avere altri pareri dagli studenti, a me piacerebbe proprio capire cosa ne pensano loro, perché comunque da questo libro potrebbe nascere un qualcosa di più mirato, di meno mirato, di più generale, però bisogna che gli studenti parlino, perché se loro non parlano io cosa scrivo? L'ultima domanda. Stai scrivendo altro, vorresti scrivere altro, vorresti pubblicare altro? Non di questo argomento, di quello che ti pare. Sì. E lo stai facendo? Sì, sto scrivendo. Scrivo sempre, sono una di quelle della nuova generazione che sta sempre scrivendo. Bene, grazie Silvia, abbiamo presentato Tutti pronti per la maturità di Silvia Piga con la regia di Vilma Mavuli, grazie e alla prossima puntata di Tra le righe. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente.